Per quanto riguarda ciò che è successo dietro le quinte prima dell'apertura di questa mostra, vorrei raccontarvi di un aspetto particolare. Ogni mostra, prima di essere aperta al pubblico, ovviamente c'è tutta una fase di studio, poi una fase di ragionamento su cosa portare, ma poi soprattutto sul come trasportare gli oggetti. Ecco, questa per la mostra di Vicenza è stata una fase di studio particolarmente complessa, perché voi immaginerete, se pensate all'Antico Egitto, pensate a statue gigantesche in pietra. Ebbene, noi abbiamo a che fare con la Basilica Palladiana e ovviamente dobbiamo portare a un piano superiore degli oggetti abbastanza pesanti. Quindi la scelta degli oggetti si è anche orientata in questa direzione, quindi a scegliere oggetti che potessero essere effettivamente trasportati e trasportati al primo piano e poi sostenuti dal pavimento della Basilica nel corso della mostra. Quindi c'è stato uno studio attentissimo che ha coinvolto tecnici e esperti sia da parte degli architetti allestitori che da parte delle istituzioni a Vicenza per raggiungere questo risultato. È una mostra che celebra la perizia degli antichi operai, ma non dimentichiamoci di celebrare la perizia dei tecnici e degli operai che hanno reso possibile questa mostra. Alors, la structure du village de Deraismédinet est très simple. Il s'agit d'un ensemble de 68 maisons dans son état final durant l'époque ramesside, entouré d'un mur d'enceinte. Alors, chacune de ces maisons avait une structure vraiment idéale et typique d'environ 4 pièces. Et de façon à ce que chaque ouvrier puisse bénéficier des mêmes services et des mêmes accès aux ressources. Ensuite, il faut savoir que ces gens étaient sous l'autorité d'un vizir, qui est une sorte de premier ministre, qui était juste sous le pharaon, mais directement sous l'autorité d'un scribe royal qui habitait avec les ouvriers à Deir el-Médineh. Ces ouvriers habitaient donc le village en compagnie de leurs familles, femmes et enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces gens avaient une spécialité manuelle, un travail manuel. Alors on peut par exemple nommer des dessinateurs, des peintres, des maçons, des sculpteurs, ainsi que des menuisiers. Chacun de ces métiers était nécessaire pour l'élaboration des tombes royales, donc le creusement, mais également la décoration de ces tombes, que l'on trouve aujourd'hui dans les vallées dites des rois et des reines, justement derrière le village de Deir el-Médineh. Beh, i motivi sono differenti. Primo fra tutti sicuramente il fatto che ancora l'Antico Egitto sia al centro di tantissime ricerche da parte di tantissimi studiosi. Gli scavi che operano sul suolo egiziano sono innumerevoli, per cui le scoperte che ancora oggi vengono compiute sono davvero straordinarie. Negli ultimi tempi, ad esempio, è stata scoperta una cachette con all'interno numerosissimi sarcofagi e oggetti di corredo funerario che ci illustrano un'epoca molto problematica dal punto di vista storico, come quella che appunto noi egittologi chiamiamo epoca tarda. E questo ovviamente suscita nel non è detto ai lavori sempre un interesse eccezionale anche per la qualità dei reperti e l'interesse storico e archeologico che questi riescono a trasmettere. In una mostra come quella di Vicenza, in cui portiamo oggetti antichissimi, fragili, piccoli, la componente immateriale della mostra può giocare un ruolo molto importante, perché attraverso le nuove tecnologie noi riusciamo a portare all'attenzione del pubblico dettagli che sarebbero altrimenti invisibili, invisibili perché troppo piccoli o invisibili proprio perché non visibili a occhio nudo, e riusciamo anche a convogliare verso l'esterno i risultati delle ricerche che sono state effettuate nel corso degli anni dagli studiosi che hanno studiato in maniera approfondita questi reperti. Quindi la mostra sarà accompagnata da una serie di installazioni multimediali che avranno proprio questo scopo: non sostituirsi all'oggetto, ma allargare il punto di vista e ampliare il ventaglio di informazioni che possono essere convogliate al grande pubblico. De façon à avoir une idée précise de qui était cet ouvrier de Deir el-Médineh, eh bien, il y a quelques traits qu'on peut ici souligner. Alors tout d'abord, il s'agit d'un membre d'une élite. Alors, on n'est plus ici dans une élite
liée à la haute cour, mais vraiment une élite chez les ouvriers spécialisés. Et cet ouvrier a une qualité, donc c'est d'être capable d'exercer un métier manuel extrêmement demandé, extrêmement précieux pour l'élaboration, le creusement, la décoration des tombes royales. Et à ce moment-là, il peut être un sculpteur, un maçon, et un peintre, par exemple. Il faut savoir également que cet individu, cet ouvrier, est capable d'écrire. En tout cas, on va dire, dans la plus grande majorité des cas, ils sont capables d'écrire et de lire, ce qui leur donne accès à des textes magiques et également à une littérature de façon à pouvoir se raconter des histoires. Mais ce qui est également important, c'est que ces gens étaient donc capables d'écrire des notes de façon à laisser des traces pour la postérité. Et c'est de cette façon que nous sommes capables aujourd'hui de recréer qui était cet ouvrier donc de Derrel Médinet. La domanda pone un problema di tipo metodologico, perché quando si parla di antiche civiltà è molto difficile poter parlare allo stesso tempo di artisti e di arte. Questi sono concetti che si sviluppano soltanto in epoche successive. Nel caso specifico dell'Antico Egitto è molto difficile, ad esempio, individuare personalità artistiche o artigianali, proprio perché c'è un concetto e un'organizzazione del lavoro che è completamente differente da quello che sicuramente lo era nel Rinascimento. Gli artigiani lavoravano in squadre, in diversi, su un unico oggetto, e ognuno occupandosi di quelle che erano le proprie competenze. Pertanto, alla fine di un lavoro era anche molto difficile riuscire a determinarne la paternità.